Signori, buonasera a tutti. Ore 18.05. Op, perfetto, direi. Ricordate, eravamo arrivati a Pokémon e siamo davanti a Ho-Ho, dove ha battuto le 5 Kimono Girl, una dietro il file l'altra. Veramente figo. Veramente figo come cose che hanno proposto. Infatti, complimenti. Ciao Tojo, buonasera. Posto in chat. E abbiamo fatto la torre e abbiamo attivato la campana. La campana d'oro ci hanno dato le Kimono Girl e siamo davanti a Ho-Ho. Quindi direi che bisogna catturarlo. Freligator. Proviamo a lasciare con Freligator. Io direi che possiamo lasciare con Freligator. Un secondo. Andiamo. Ciao! Ciao ragazzi, classico video da youtuber. Ciao ragazzi, come state? C'era il 40 se non sbaglio prima. Un poco bomba. Gratis. Righetto lì. Surf. Ok. Togli di più. Surf ancora. È che ti vada sempre. Poco bomba, cazzo. Ok, un po' quanto gli resta. Vabbè, proviamo con una Pokéball. Questi giorni scusami, ma non ho avuto tempo. Stato un po' indaffarato. Vedo se esco. Beh, sabato no, perché abbiamo il One Piece Day, quindi è abbastanza fatica. Tipo, cazzo da qua. Caputtana. Non lo so. Non lo so sinceramente. Qua prima lui finisce anche di lavorare prima di me, rispetto. A parte che io questa settimana a causa del caldo lavoro, abbiamo iniziato prima, faccio dalle 6 alle 2, dalle 2 ho finito a casa, ho fatto un paio di robe. Ho anticipato le live di solito. Bomba. Ah. Vabbè, un attacco che me lo butti giù, cioè che mi abbassi e vince. Andiamo. Eritos. Io voglio ammazzarlo. Quindi ho finito prima, di solito lui finisce verso le 3, 3 e mezza, quindi anche tempo di tornare a casa a 4 perché è un po' distante rispetto a dove. Extra senso. Resisti. Che parea. Ok. Che basso. Quella ultra ball. Ma dai! Cazzo è! Non il sole non fallisce, lo stesso è fortissimo. Borsa. Pokéball. Ciao.
qualcosa per fare a riparlo. Oh, porca troia. Ma dai. Grande, bella Luke, ciao, buonasera. Belli quelli che hai fatto su Pokémon collegati a One Piece. Belli, bella roba. Ma dai. Che scontato. Vai. Vai, fatti catturare. Madonna, madonna, ma anche cosa stai per farmi? Ma dai! Provare a fare una roba. Dai, non ha niente di vita. Che cazzo. Dai. Che roba, non si vede nemmeno i PS che ha. Beh, riavvio il gioco, dopo vi dico se non ho capito. Okay. Se riavvia 3, 2, 1. Posto. Ah, devo catturarlo, ragazzi. Non è che siamo qua fino a domani e zero problemi per me. Sì. Che palle. Vai. È pressione. Visti? Ciao Angelo. Un surf.
Avviso solo oggi che un utente del tuo canale mi ha regalato un abbonamento, quindi se sei qui, caro, grazie. Ciao Angelo. Ma vaffanculo, l'ho ammazzato. No. Deve essere stato, non so se è stato o Dracul o Cavendish, uno dei due. È stato Dracula allora. Ciao Cavendish. La via del cinema, sì, sì, è il secondo account di Dracula, quello delle dei pillole di Chop che c'era sabato. Lui che ha spammato, ha regalato le sub. Se fare ringraziamento andate da lui, anzi potete seguirli su YouTube che sono lì. Fanno i live di solito il lunedì, qualche volta il venerdì fanno di One Piece, una volta lo facevano il lunedì, che era andato qualche anno fa, non mi sa forse anche più. Beh, il loro live mi sono detto tutto. Angelo, qualche consiglio per buttar giù, perché non c'è un cazzo per paralizzarlo o qualcosa del genere, resisti? Grande, anche scoperto. Ah, qualche consiglio per catturare sto simpaticone. Allora, da qui di stato. Ah, dai, no. Ma oggi niente alert, siete tristi oggi, è troppo caldo, vi ha dato la testa. Oh, cosa succede oggi, ragazzi? Pensavo di avere le... Si chiamano? Oh, è vita rossa con le ultra buone persone di 3%, sono entrato a botta. Bassissima, sì. Che non ho... Time Ball, sì, ci sono poco bomba che va due turni di fila. The Timer Ball, mi sa di sì, perché c'erano già su coso. Beh, Red Ball la prema, perché c'erano già su coso, sul Bine Zaffiro, sì. Più hard gold, mi sta bene. È che non ha niente, non ha. Le bruciature, oh, ti pareva che non ce l'avesse. Sì. Comunque ho messo la cosa sul canale Instagram, sul account, sul profilo di Instagram. Belli per il cielo. E per la domanda riguardo, cosa è la prima? Vado in ordine, la prossima sarà su Zoro, andrò in ordine come vengono presentati. Questo è Zoro, Asu. Zoro, mamma, Asu, Sanji. Quindi qui G
Jinbe deve ancora entrare in cima, vabbè, l'anime è appena entrato. Dice che sia aggiornato. No. Sono usciti tre coppie. Ecco. Però se non sbaglio il primo guarda, riguarda Mugiwara e dopo il secondo, gli altri guardano. Devo ancora guardarli, sono gli Immacolati. Questo è qua. Hai letto da sino del capitolo? No. Non ho visto niente. Non ho visto nulla. Ho letto gli spoiler che abbiamo letto l'altro giorno, li sono tradotti e basta. Quindi non so nada. Bello. Ci sono altre info che magari mi sono perso. Tutto per capire. O che magari diano un'idea diversa. Il capitolo tremendo in senso positivo. Ok. Ma quello che avevo letto io è che c'era un certo personaggio che sblocca l'Haki del Re. Alla fine è vera sta roba o è una stronzata che hanno aggiunto? Ando per capire. Non c'è mai un attacco che fallisce, a parte il giorno di sole quando l'hai già usato. Comunque ti dico solo questo, nient'altro, però subisce danno quando viene colpito una parte di isola che lui controlla in quel momento, per esempio il teschio e la testa. Ah, ok. Non viene confermato, però probabilmente anche dal re. Questo volevo sentire. Ma è tipo la collisione di Haki come tipo posso dire, come tipo Ruffy e Kaido quando si piega a metà il cielo. Ai. Dai. Presente Garp che si butta giù la nave quel... Sì. Sì, ok. Cazzo! Ah, ok. Ok. Quindi è un'idea, non è ufficiale, ho capito. Non la so persa. Bella lì. Ai! Porca puttana! Non ci vedo la timer. Capolla. Non è neanche tantissimo. Poco. Cazzo, aspetta che do il consenso. Allora, il prossimo capitolo secondo me andranno a The Ged. Non mostrano i Marina, perché secondo me mostrano la situazione di Whipple. Ah, ok. Ah, oddio. Per me andava bene anche la situazione con Mare così di continuare su questo. Cioè, avrei preferito vedere Whipple con Morgan, però... Morgan, quello del giornale. Però vabbè. Sì. Dai! Che porca puttana! Esisti! La Ginosu tanto è finita, quindi si presume, sì, ormai si veda troppo che non vediamo i Mugiwara, quindi è ora che si ritorni lì. Però vorrei capire a cosa porta sto Ged, perché sta arrivando
cosa si chiama? Saturn con Kizaru, quindi boh. Comunque anche voi che usate i punti canali, cioè usateli con coscienza, cioè sapete che prima o poi finiscono, giocateveli. Adesso siete lì che vorreste spammare tutto quanto e invece non potete. Giocateveli bene, magari non so, avete, sparo una cifra, 300. Ho da messo per i supposti per andare sia contro la secondo la sì. Sì, vuole fare la doppia guerra, però il problema è che la domanda è questa: Luffy riesce a gestire la doppia guerra? Non lo so. E torniamo sempre lì. Beh, che hai la ciurma aliata, però. Ricoverno con Vivi che sicuramente andrà a chiedere aiuto per... Sì, no. Sicuro, sicuro. O magari sarà Kobe a chiedere aiuto a Ruffy. Direttamente Kobe. Darko. Secondo me. Dicono tutti perché... pure in teoria vuole distruggere il Teach. Per cosa? Cosa vuole distruggere? Alla fine lui aveva proposto il governo soltanto di diventare... di avere un regno tutto suo, di rendere a Cinosu un sotto il governo mondiale. Frega lui. Almeno. Che cazzo mi frega Ima. Quei discorsi quando ho in mano le taglie. Ricordi che adesso... Sì. Però se non sbaglio aveva impiantato la spada. Sì, circa. Cioè, non ci manca capito che fa. Mi sa che non sei tanto distante. Che opzione, Max. Sì, quando hai le spade impiantate. Però secondo me ha pensato che quelli lì li deve eliminare. Però non sono così importanti per lui. Cioè, per quello lui guarda la taglia di Bibi. Cioè, dà più importanza per quello. E quindi mi dice: sì, se mi rompono le palle li faccio fuori. Però non è importante, non sono così importanti. Io l'ho vista così, l'idea della taglia, della taglia con quelle spade impiantate, però... Sì. Ma qualche news di mercato? Magari... Oh, porca puttana, devi rompere le palle e fatti catturare, che cazzo! Siamo qua fino a domani mattina. Onana sta facendo... Sì. Anche Quadrato dovrebbe fare le visite. Vai. Almeno io le tu. Provo a rifarmelo. Via. Facciamo, sono andati avanti all'infinito. Quadrato sta in sede... Ah, ecco, ho sentito. Firma. E... firma e visita della struttura. Classica roba. Che roba è la Oda. È la Oda. Mentre One Piece sto guardando il quiz book in questo momento. Allora, lotta. Andiamo subito alla grande. Provare un idrocannone per vedere come è. È lo show. Aziendale. Che l'avevi detto il tuo diario chef. Visti? Sì. Lukaku.
Poche cose fatte male. Paco se ne sta fregando della roba della sovranità assoluta, allora io vengo. Veramente la cosa non mi è nuova. Magi fuoco. Bisogna vedere se arriva. Ma Vlaovic alla fine va via. Vorrei capire quello. Se va via o no. Te lo porto. Te lo porto. Non so se riesco Mari. Nessuno ha fatto un nuovo oggi. Ma che non è mica il Bayern Monaco? Non è mica firmato per il Bayern. Come fa a togliermi così poco pompa? Final Fantasy XVI lo gioco. No, domani faccio fatica. Vedo se esco venerdì. Salta che andrà su altri. Vedo se esco no, domenica vado in live con One Piece. Faccio sabato. Vedo se esco venerdì. Ci provo a farlo venerdì. Però non so quanto. Sì. Vedo anch'io di 80. E... è fortissimo. È un iperraggio di asfalto. Okay. Dai, ci riesco venerdì, gioco Final Fantasy, pare. Riesco, venerdì ci gioco. Posso, riesco a ghiacciarlo. Esisti? Ma dai, sta svendendo tutti il cesso. Guarda che un giorno ha venuto 5-6. Sì, hai ragione. Ma neanche per sbaglio riusciamo a vendere. Neanche se vogliamo. Tutti i giocatori e ancora una dose di... Mamma mia. E non è neanche in Champions, non è nessuna competizione europea. Vabbè. Quattro scappati di casa. Lukaku, ah, c'è anche Aubameyang. Angelo, te. Tu vai in prestito. Esisti? Oh! Come fa a shottare fuoco bomba? Ma questa... Ma dai! Sì, no, mai shottato un fuoco bomba. E soprattutto non fa neanche, non neanche effetto, cioè effetto normale. Ah, è nuova questa. Fuoco bomba shotta. Vabbè, 120-70 di possibilità. Cosa del genere. Dopo vado da Lugia comunque, cioè vi dico già, preparatevi. Lo vado a prendere Lugia. Lugia. Lugia sarebbe il giapponese. Quindi.
dopo che Bomba è qua. Esatto, la mastro ball. Esatto, è la mastro ball. La master ball. No, c'è lui lì. Me l'hanno appena dato. No, no, me la tengo, boh. Ah, tipo qualche cane leggendario. Penso. Abbiamo ricaricato tanto. Terapia è stata. No. PSP, ricarica. Recupera la vita 100% e toglie le passive da status. Quindi bruciatura, paralizzati, bla bla, eccetera, eccetera. Ho consiglio su chi potrei usarla la. Vabbè dai, ma perché ste robe? Perché guarda, perché? Ma dai, da brutto colpo, dimmi te. No, qui non puoi prenderlo. No, non puoi averlo qui. Su Pokémon rosso poco e verde foglia sì. O giallo, blu e rosso. E ora fai una shiny hunter e le usi su uno shiny. Vabbè, la Master Ball. Trovarli, cazzo. Trovarli. Quanto, io penso ne ho trovato uno in tutta la mia carriera da giocatore Pokémon. È stato un Voltrob con la parte sopra blu come se fosse una Mega Ball tipo. Quello lì ho trovato una volta. E un mio amico ha trovato un Zubat marrone. Sì, marrone. Pokémon oro ancora. Tanta roba, dico, Voltrop Shiny. Che appariva quelli brillantini. E fine. Ah, verde. Sì, no, marrone perché mi aveva fatto verde. Il boxer fa, io ho catturato questo, fatta di fuori sul discorso che l'ho catturato qualche giorno prima. Fa, eh sì, io ho catturato sto qua. Ho mostrato un po' marrone. Oh, marrone, sì, o verde, non mi ricordo però, no, marrone mi pare. Forse verde, hai ragione tu, non ricordo. Lo so che era shiny. Sì, anche, no. Sì, circa. Sì. 15 anni fa ne avevo 14, anche un po' di più. Forse 16-17. La parte sotto dell'aria. Ah, ok, allora hai ragione tu. Hai ragione tu. Angelo, che sì, Angelo. Ma cosa sta facendo Yuki in questo momento? Che vorrei sapere che cazzo fa a quest'ora. Deve fare la live. Deve andare in live adesso. Non fanno live oggi. Meno che io sappia il culo. Ah, teatro. Bella voglia con sto caldo. Porca miseria, non invidio proprio per niente. Già, sì, ho sbagliato. Già io sto sudando all'inverosimile. E oggi fa vedete quelle pinze, questo per dire leggermente meno caldo, cioè meno afa. Però pesantuccia oggi. Che pesantuccia. Ah, dai. Diciamo che il suo futuro sarà basato su quello perché deve fare un'accademia. Parliamone. Parliamo, prego, nessun problema, parliamone pure.
No, 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 non è che faccia meno caldo. Beh, a parte che a livello di temperatura non è cambiato tantissimo. Però, secondo me c'è stato un po' meno acqua. Un po' meno. Ma no, vabbè, casa tua è un forno. Casa di Cavendish è come la parte infuocata di Punk Hazard. La stessa identica cosa. Qui è casa di Cavendish. Se volete andare a casa sua a fare una sauna, datele due. Io non ci vado perché i gatti, io sono allergico al pelo di gatto, quindi non posso andare. Sì. Casa di Cavendish sono 3-4 gradi in più rispetto al normale. Non so come faccia a vivere. Sì, ho un'ingascima bilike, sì, esatto. Non so come faccia a sopravvivere dentro lì, però sì. Devo finire che lo ammazzo comunque. Però Varo Oven, cazzo. Ah, Dio. Sì. Ma è vera sta roba che c'è una percentuale bassissima che la Master Ball fallisca? Prego. La leggenda narra che questo Pokémon sorvola instancabilmente i cieli. Allora, in teoria dovrebbe essere scappato i Mori e Perona perché poi Kobe non li nomina più. Ah, sì, ok. Dai, date un soprannome. Oh, come lo chiamiamo? Invertiamo i nomi. Ho. Dai, fuori un nome. Mi piace più Lugia, però. Morgan, cazzo, bella! Però mettiamo. Beh, no, mettiamo tutto maiuscolo. Morgan è stato trasferito in box 1. Adesso? Vado via. Posso usare Evolio qua? Intanto facciamo sta roba. Vi chiedo, sentite il ventilatore sotto? Tanto per capire. Pokémon. Leggermente. Cazzi vostri, perché io ho caldo. Bene, allora. Pidgeotto, non mi servi più. Ma scusate, come fa? No, ho sbagliato io. Vai. Andare alle isole vorticose. Porca troia. Sposta Pokémon. Poliwag chiamulinello. Comunque, se volete un quiz, chiedete, ve lo faccio. Anzi, ve lo faccio lo stesso. Affanculo, voglio fare quiz. Poliwag, sì. Dai, questa.
devo dare la risposta. Io sono a pagina 200. Pagina, eh sì. Ok, eccola qua. Quizzone. Quanto costa? Qua siamo a Skypair. Quanto costa richiedere l'intervento del Cavaliere del Cielo con l'apposito fischietto? Vi dico che si parla in Extol, che è la moneta di Skypair. Se noi pensiamo 10 anni fa, in termini di poco, ultimamente a me viene in mente questo poco verde foglia che siamo lì. Sì, lo so, siete XY. Cazzo vuole sto qua? Ti ho visto nella tana del drago, avrei se ne avevo passato il testo, solo che sei in gamba, ci sei in gamba. Cazzo vuoi? No. Extol, ricordo che la moneta di Skypea, il libro, la risposta è in Extol, non in Barry. Ti do questo accorgimento. Però intanto andiamo alle isole... Porco... Isole... Devo segnare il volo oltre. Ovviamente appena prendo Lugia, ciao ho ho. Forza Mulinello, certo. Peccato che Swinab non sia capace. Sono di sole, fuoco bomba, magi fuoco, extra senso. Ciao, giorno di sole. Su Pokémon oro e argento, Poco aveva giorno di sole, fuoco bomba, comete e ripresa. Se non sbaglio, deve essere questi gli attacchi che aveva prima. Se non fuoco bomba, vabbè, giorno di sole, non lasciato. E ci sta comunque. Volo. E alla fine no, non è 1000 extra, tanto di più, tanto di più, vi dico che sono tanti soldi. No, io me la ricordavo bene o male, vi dico che è miliardi. Sì, miliardi. Vorticoso. Angelo, dimmi qual è la via per entrare da Coso? Da Lugia, isole vorticose e quale delle quattro? Così evito perdita di tempo. Ora c'è, ottimo. Io sono a Fior Pescopoli, la palestra di Furio comunque. Spusta. Poliswag. Abbiamo Swinab. Fium. Ah, oh, Cristo. Wow, da quel 25, cioè, wow. Prova a non farmi scappare, ti giuro che le prendi. Anzi, facciamo una cosa, facciamo così, Pokémon.
la sorella di quello di prima, sto qua. Qui faccio tre passi, però già un po'. Su Pokémon Argento lo toglievi proprio il mulinello che spariva. Io sono entrato nella prima. In fondo alla... Sì, ho capito, ma quale delle quattro isole? No, mi serve Flash. Oh Cristo Dio. In fondo alla grotta. Sì, ho capito, ma quale? Sono quattro delle isole che ti fanno entrare. In quale delle isole? Perché non tutte ti portano a quello lì. Se non sbaglio, sarà una in particolare che ti faceva fare la strada giusta. Aspetta. Cipil, posta. Oddish. Basso. Che aveva taglio? Ah, è Oddish. Allora, mettiamo lì. Isola nord-est, sì, quel cazzo è. Ho letto su una guida. Che cazzo è l'isola nord-est? Borsa. Una mappa e vedi qual è il nord-est. Oh Flash. Capace, capace. Anche oh, capace da Flash. Fara Flash. Poké Gear. Qua ci sono i cani leggendari. Abbiamo fuori 100 miliardi. 5 miliardi. Comunque il sangue di quella grotta è stato messo fra i 10. Ma dai, veramente. Allora. Una roba. No. Non faccio capire dove è il nord qua. Cazzo che c'è scritto. Percorso. Quarta isola. Quindi quello dove ero entrato io.
quarta isola. Proviamo a entrare da lì, dove sono entrato io. Dove stare la kimono? Le ho già battute tutte ormai. Ma ce n'è un'altra dentro lì. Ah, proprio. Stanno perché mi fanno le canzoni tutte in rima. Essere questa allora la quarta isola, la terza. Isole vorticose. All'ultimo piano della grotta. Andiamo giù. Una Pokémon. Come di fuga. Ma una delle peggiori rimane quella di coso. Un Seal. Quella di Lavandonia. Quella rimane sempre top ansia. No, devo avere forza. Quanta roba mi serve qua? Un Krabby, carino. Ti ho visto una volta Krabby, basta adesso però. Anche Killer è un Pokémon che non ho mai avuto. Squadra. Adesso che ci penso, Killer non ho mai avuto. Cazzo. Madonna, mi serve anche forza adesso. Non trovo, mi serve. Angelo, ho bisogno di sport per andare da Lugia. Ehi, una polvere. Ultra Ball, bella lì. Porca puttana. Vabbè, gli insegnerò a coso. Quando se ne impara, penso di sì. Da polivra a caso spara lì. Un po' che puoi impararla. Che palle, porca puttana. Non capace, capace. Gardo scappare. Ma dai. Due coglioni però. Cazzo insegno. Poi la metto a Ampharos temporaneamente e tolgo via azione. Tanto per. Ormai vado dall'elimina mosse e la faccio togliere. Quasi quasi. Che dici, Angelo? Consiglio. Se no devo tornare fuori di nuovo. Chiedo anche a voi che mi state seguendo, cosa facciamo? Torniamo fuori? Che se avessi almeno anche perché devo avere tutta sta roba qua per trovarmi un Lugia? Porca troia, che fastidio.
Se insegno a che forza ad Anforos al posto di azione. In modo sì, fa il buon perfetto, immaginavo. Comunque era 5 miliardi di extra. Che cazzo vuole questa? Ehi Richard, qui carina, che fai di bello? Ho catturato tantissimo che hai incontrato. Sono sfuggite alcune, per esempio, ieri mi è sfuggito un fantastico esempio di Caterpie. Io ho catturato ho catturato io. Mi sono mangiato le mani. Neanche ciao, mi dice. Spostarlo con forza? Sì. La forza della fiducia nel cuore delle carte. Dio, che figata, si è pompato. Ma qua non posso andare. Un Zubat! Volevo dirlo così in modo di emozionarsi. Però qua andare su. Ma credi, carino. Vai. Andrò, ma 5 minuti che devo finire di pagare la cosa per i suoi amici. Sì, vai, vai, vai. E tranquillo. Ma di volumi quelli di One Piece, là, quelli in giapponese, mi dicevi, quelli che avete scritto l'altro giorno. Ma che volumi hai preso? Sì, l'amore bello, tesoro. Zubat! Il primo Z e Strong World. Belli quei due film. Ma il primo quali? Quello della prima edizione o magari quelli dei 20 anni? Quelli che hanno fatto la copertina diversa. E qua sono uscito però. Va bene, ciò. Dove sono? Morgan. Cambiare isola. Sono proprio fuori, non sono da nessuna parte. Di qua. Fare il giro da sopra. Intenta cruel. Livello 15. Wow. Che emozione. Evviva. Sì. Yuhu. Iha. Basta però. Sì.
Vai, Poliswag. Da qua. Pokémon. Oddish Flash. E fin qua. C'è una Pokéball. Carburante, minchia, aumenta la velocità se non sbaglio. Scendere, ok. I crabbi hanno rotto il cazzo. No, mai contro il rubate di Tentacruel. Tentacruel slash Tentacruel, diciamo di tutti. Ok, qua scendiamo. Ehi, due Pokémon. Laser Max. C'è una porta. Totale. Ma i coglioni. Però qua non posso andarci. Secondo me dobbiamo tornare indietro. Andare dove c'era l'altra Pokémon. Forse c'è un passaggio per scendere lì. Visto che c'è qualcuno lì che male non ce la fa neanche uscire. Fare qualcosa, aspetta. Più capelli blu comunque. Si mi ricorda tanto a Omine di Kuroko no Basket, per chi l'avesse visto e ho letto che nell'anime tipo sembra blu notte più che nero, anzi i capelli scuri. Vi dissocio, signor Twitch, che magari non pensiate mai, voglio dire. No! Vabbè, porta, ciao. Posso andare di qua. Andiamo su. Quasi. Adesso c'è qualche tappatoia. Lì c'è una Pokéball. C'è una Pokéball, posso andare di qua. Pepita, vogliamo andare. Il più salto mi riporta di là. Andiamo di qua. Si può salire. Di prima. Che palle. Andare di là, insomma, è lo stesso punto di prima, però comunque. E cambio qualcosa. Bello fresco.
è meno, meno fresco, un par di palle, è meno caldo, ecco. Usiamo i termini. Porta fuori. Proviamo ad andare qua. Volo. Andiamo a cambiare, partire dall'altra parte. Però bisogna andare qua in tenda per l'ultima isola. Wow. Devo trovare la prima isola che male, quella lì. Ma sicuramente l'avranno cambiato l'ordine. Parte che sì. L'acqua è calda, mi sento sciolta già avanti. E hai pisciato. Quello è caldo. Ciccio. Ah, Ciccio Graziani. Che bello scelto. È un po'. Non si comporta, riesco a buttarli. Che cos'è sta merda? Minchia, 800... Anche livello 41. E non si imparano attacchi. Bella. Metti di la crema. Quella idratante. Poi non c'hai più 20 anni. Cioè. Devo andare in su. Ma vaffanculo, perché male, vabbè. So che volesse lo stile, cioè attraversarsi il punto stop, invece no, andare verso il senso. Grazie.
Da qua. No, qua sono arrivato da qua. Ah, del Zubat. Amovibile. Vecchio cuore, vero treno. Vero treno. Può andare giù, andiamo giù. Ehi. Dai, Zante Max, bella lì. Ah, ho capito, siamo arrivati da parte del tipo. Forse questa qua è l'isola. Forse. Codigno. Forse. Lì c'era, sì. Poi si trova ovvero Luigi, si è insediato dietro la cascata. Non è mai uscito. Qualora nessuno è capace di installare un livello solido con i Pokémon potesse stutomare finora per uscire lo scoperto. Ma che cazzo vuol dire sta roba? Come faccio io? Ah, non posso andare da Lugia. E da allora, via. Sì. Angelo, in che senso che non posso andare da Lugia? Cos'è sta storia? Ho due pepite anche. Questa cosa fa un po' riflettere. Un po' incazzare, però almeno sappiamo quale dire. Vabbè, questo oggetto dietro la cascata non è mai uscito. Quello che faceva strano il rapporto solito con il Pokémon portasse da lui a qualcosa legato a questo male finale per uscire lo scoperto. Vabbè, vuol dire che non posso andarci per il momento. E allora, come di fuga? No. Sotto là comunque. Dove è questa qua? Facciamo così. Andiamo ad alto piano blinda. Yeah. Devi andare a campo. Oh. Ehi! Porco, levo le mani. Sai cos'hai appena fatto? Hai appena messo piede nella giovane di canto. Trovo la mappa nel Poké Gear. Storia d'argento. No.
qua c'era una caramella rara, forse. Poi c'era un qualcosa, un oggetto. Se non erro. Rara, mi ricordo bene. Tojo. Andiamo, holding, wow. Altro gol. Bello gol di DC. Dai. È un po' brutto. Diciamo che è simpatico. No, cominciamo. Allora, capite qualcuno da queste parti? È un viaggio tipo cavaliere errante? Un viaggio fatto tipo i cazzi tuoi. Marti fantallenatrice. Buda Saur. Bello 32 che dovrebbe essere già Venosaur, ma ok. Ruggito. Bravo. Dare poco. Bellissimo. Solo per il gusto di spararla. Andiamo su un po' più Salve signora! Tutta la squadra lì da giovane, proprio così solito, portatevi a farmi vedere. Metti 36. Cazzo, questa roba. Ah, terra in testa. Wow. Sì. Dai che andiamo. Dai che andiamo. Sembri forte. Anziché no. Però ci dai questa sfida. Peccato. Un po' disperato anche.
Penso che gli faccia qualcosa, però. Wow. Dai. Bella lì. Sì. Carica. Dai. Dai. Ah, dai. Ciao. Ho detto una cosa che abbastanza i coglioni tu. No. Cosa era? Non funzionano gli attacchi di tipo acqua su di lui. E di tipo elettro perché terra. Mi dorme. Sa è stato via. Oh. Yeah. Tanto, grazie. Ah no, scambio il senso d'attacco, per sono tutto malino. Sorrenti. Ok. Ancora. Congelato, bello questo. Bello. Chi dirà? Grande Garios. Bravo Garios. Brava, scusami. Bravo. Brava Garios. Execute. Sì. Cambiamo. Tipo psico erba, se non... Yeah, ciao. Notte. Sei in gamba tu? Oddio. Sì, fiore. Merito. 35. Cazzo, fai avere un Mary poi 35. 8 sporad, ma... E comunque... Cazzo, fai fare un merito. Sei un merito, cioè, ok, ci sta, ma almeno fa l'evolvere. A proposito di Pokémon. Borgo Foglia 9, percorso è. Posso andare di qua. Angelo, non posso prendere Lugia. Mi dice che devo avere un oggetto che potrebbe farlo risvegliare. Un casino del suo nuovo, perfetto. Era proprio quello che volevo sentire.
Medaglia d'argento. Sì. Cazzo che la trovo. Non riesce che indovina cosa stai pensando. Lo so, penso di tirare lega poco. Sì. Chi sarebbe quella? Allora, gente, campana d'onda. Campana d'onda ce l'ho. È quella che mi hanno dato le cose. Oh no, è un'altra roba. A me è campana antica. Cioè, come faccio ad averle? Oh. Allora, il Pokémon Art Gold invece è sufficiente l'era d'argento. Nato e anziano sulla collina nei pressi di Pokémon di Tombeopoli. Il canto di stato. Immaginavo c'entrasse la Lega. Lena. Bello livello 36. Bella lì. Come tanto era psico. Cosa lui morso, vabbè. Cosa devi fare con paralizzante? Ah, tesoro! Ora un psiche. Ah, ok, la stessa roba sono portato di là. Ah, sono avevo mulinello. Sì. Destini in comune. Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Ti sei fatto a piedi da Borgo Fenoglio, chissà che stanchezza. Fatti i cazzi tuoi. Nessuno ti ha chiesto nulla. Rina. Growlit. Sì. Mamma mia, Ampharos. Vero God. Stario, ma col cazzo. Sempre piaciuto, mai avuto in squadra. Di solito partivo sempre con starter d'acqua, cazzo non prendo ancora. No, sto andando alla Lega. Oddio. Vado a battere la Lega prima. No, non l'ho battuta la Lega. Devo andare? Sono andato di là. No, non l'ho battuta. Oh. Devo andare a batterla. Oh, sto stadio ha rotto i coglioni comunque. Vabbè, non importa.
Uso su un cane leggendario. Primo che mi becca la uso. Primo cane che becco lo uso. Oh dai! Ho minimizzato che mi ha aumentato il massimo di illusione. Guarda, guarda te che roba. Facendo rompere le palle su stario qua. Occhio che perdo per sta roba qua. Olla, finalmente. Guardava il nitro ufficiale. Vabbè, sapeva. Ti ha firmato e tutto. Midorina, vuoi cambiare Pokémon? No. Dando perché mi hai rotto le palle. No, no. Bello. Cosa vuoi fare? Vabbè. Lukaku è arrivato alla Juve. E prendo la maglietta. Speriamo di no. No, penso per essere un prossimo campione del save, dai. Tanto mi piacciono questi bot, così. Questi NPC. Qui il fishback, no. Sai cosa ti arriva? Una bella sberla in bocca. Ciao. Ciao, 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 ciao. Bella lì. Segno un raggio, cos'è sta roba? Tipo coleottero. Chi la usa attacca con un strano raggio di luce che può minchia. Angelo, cosa faccio? Consiglio. Sì, però sto aspetta. Mostra, segno il raggio. Tipo quelle 8, chi le usa attacca con un strano raggio di luce che può anche confondere il Pokémon colpito. Lascia, fa schifo. Lascio stare? No, perfetto. E allora? Ok. E due sono Pokémon. Pugno. Ciao. Forse meglio di stare a casa, vero?
Poi un sandlash. Sì, ma è iniziato i viaggi. Dove vai? Dove vai questo dall'inizio? Dove vai in giro? Dai. Dodo! Sei il lago di Garda? Sei il lago di Garda! Ma vecchio, ma dove ci troviamo? Ma nel mio organismo ci troviamo, eh! Per me andare al lago di Garda è un'oretta, tipo, un po' di più. Va bene. Sì, sì, sì. Fino a Hamza. Intanto mette, adesso non più. No, metteva le foto. Sai che intanto ci va. Ah, fortuna c'è un posto per usare. Oh, bella, grazie. Buona fortuna, grazie. Sono fatta di tutti. Vado se qui se... Vabbè. Un Pikachu! Prima ha fatto doppio tiro. Fulmine. Oro argento. Anforos imparava fulmine intorno al 60. 65. Ma quando è che lo impara? Lo impara prima. Un Pikachu che ha fulmine al 36, anche prima un Magneton al 33, scusa. Saprò adesso. Tu che hai fulmine però. Ciao Pikachu. Notte notte. Sto a casa. Ah, Blastoise sta qua. Fate lì mio padre. Ciao padre. Almeno c'è il 36 almeno. Bello il livello 43. Vittoria no. Ah. Ah, non posso andare. Devo beccare per forza. Lotti difficili ti rafforzano. Sto un vendetto. Sì, un Victory Bell. Leggiamo per schiera del Garda. E non è così lontano per me. Se vuoi possiamo trovarci. Bel 2 e il 7. Ma riesco a fare una giornata. Aspetta che guardo che giorni è, tanto per capire che...
Non li sono. Sei qua. Da mercoledì 2 alle 7. Mari sabato, domenica, magari. Mari così almeno non lavoro, non devo prendermi la giornata. Per te non è un problema. Dai. Provo a sentire anche Hamza se Mari è in zona, che ci troviamo. Hello Kingler! Tirata la protezione. Va bene una volta. Parto lunedì mattina. Vabbè. Sabato domenica facciamo, dai. Ma io vengo lì sabato mattina e torno a casa la sera. Darion, sì. Campo Clarion. Perfetto. Capriamo. Tutto a casa. 3, 2, 1. Dai. Sono 4 livelli più sopra, più sono super efficace, non ti butto giù. Dai. Puoi fare un morto. Notte. Patrizi Plebei, scusate. E 2, 3, 4, 5, 6 magari con voi. Sì, va bene. Vediamo, provo a sentire Hamza. Aspetta. Ah no, è avvelenato. Paralisi, poi. Facendo gli ultimi operativi per la Lega Pokémon. Anch'io. Lega la Furia. Lanza spada, da quanto che non sentivo sto attacco. Guarda che bello, che bella squadretta che ha questo qua. Non abbastanza. Male come squadra, Parasect, Golduck, cioè. Sta roba. Dai, zio. Corno. Cazzo, andiamo a livello 44, ragazzi, vamos. Però dai, i miei fans che mi cercano. No, in realtà non mi ricordo. Perché io sto seguendo, ci sono due episodi. Da come ho capito dovrebbe uscire il giovedì. O giovedì, tra giovedì e venerdì mi pare. Da 4
4, ok. Che sconfitto. Ah sì. Ho perso con l'attore, capito? Sono molto forte, ma pretendevo troppo dei suoi Pokémon. Ti ho già sentito parlare, forse. Poi vi aggiungo io, Vincenzo, a Verona. Sì, no, bene. Sì, sì, vai tranquillo. Provo a sentire Hansa se è a casa. Penso di sì. Ma se ci troviamo a Verona, mi prendo il treno senza prendere la macchina e quant'altro. Faccio la giornata. Bene. Facciamo il sabato. Beh no, vengo giù il sabato. Passo, facciamo una giornata. No. Stavo la scrutatura, non rompere le palle. Daffi. Sì, dai. Mari la luce vecchio, c'ho la lampada accesa. Mari non c'è la luce. Tengo un po' più alto. Faccio fare un caso. E tu non so di... a posto. È la luce secondo me, sai. Qua c'è la regione di Canto, però questa strada è bloccata. Qua si va il Monte Argento. C'era la luna di... allora era quello. Qua c'è. È la cosa. Bene. Allora, facciamo così. Io direi che... la vittoria la facciamo la prossima volta. Torno in live. Allora, potrebbe essere venerdì con Final Fantasy. Sabato niente, perché come sapete ho One Piece Day che sarò impegnato il sabato mattina. E farò una live in coppia, non a casa mia, andrò a casa di qualcuno, e domenica live del capitolo di One Piece e magari qualcosa la sera. Adesso vediamo Mario Final Fantasy o Ratchet & Clank, da un po' che non ci gioco. Bene signori miei, io vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di serata, ci vediamo e alla prossima. Ciao ciao.